Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. DL rilancio, quindi via libera della Commissione bilancio alla Camera, super bonus al 110% anche per le seconde case, raddoppiate le pensioni invalidità, altri 20 milioni per bonus bici e voucher viaggi validi 18 mesi. Adesso il testo passerà all'esame dell'Aula, dove già lunedì dovrebbe arrivare la fiducia. Tra le novità anche il congedo genitori fino al 31 agosto, l'emendamento che limita i cosiddetti superpoteti e una modifica al reddito di emergenza. Genova paralizzata per i lavori nelle gallerie autostradali, porto bloccato, traffico in tilt in Liguria. L'ASPI scrive che andrà meglio solo tra 7 giorni. Il piano di verifiche di ASPI provoca altri disagi, o altre, altro disagio, scusatemi. Totale congelamento del traffico regionale per mezza giornata e poi forti rallentamenti. Il gigante dei container Costco, invita i clienti ad andare in altri porti e la concessionaria avvisa ora il clou dei lavori, chiusura concentrate nelle prossime notti. Toti annuncia firmato e esposto se non arrivano risposte dal Ministero entro 7 giorni e battaglia legale. Coronavirus, aumentano i contagi, 223 nelle ultime 24 ore, 15 le vittime, la metà rispetto a ieri. In 3 regioni indice RT ritorna sopra l'1. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i malati scendono sotto i 15.000, è la prima volta dal 13 marzo. In 13 regioni nessun paziente Covid in rianimazione, ma sono solo 2 quelle senza nuovi positivi, Marche e Molise. Scilipoti, il ritorno, consulente per la sanità siciliana, voluto dall'assessore di Musumeci. La politica non c'entra, sono un tecnico, ha detto. Una promozione per l'ex responsabile che nel 2010 con un cambio di casacca salvò il governo Berlusconi. L'incarico arriva su indicazione diretta dell'assessore alla salute e braccio destro di Musumeci. La politica non c'entra niente, il mio è un ruolo tecnico, sostiene appunto l'interessato, ma tra i 108 comuni dell'ASP Messina c'erano almeno 500 medici di continuità assistenziale ed è stato scelto proprio lui. Ora nel pieno della campagna elettorale dovrà girare i territori anche in rappresentanza dell'assessore. Unione Europea, frugali e sovranisti vogliono perdere altro tempo. L'Olanda dice recovery, non necessario accordarsi il 17. Visegrad dice noi i migliori contro il Covid, ma veniamo penalizzati, chiederemo delle modifiche. Quello del Premier Mark Rutte è un messaggio inviato al blocco guidato dall'asse franco-tedesco e che ha nell'Italia uno dei paesi più interessati. E il Sud ad avere necessità di liquidità, si affretta, dovrà stare alle nostre regole. Merkel risponde: il tempo stringe e conta ogni giorno. Accordo necessario, forse prima della pausa estiva. Notizie da Napoli e dalla Campania. Morto di Covid a Napoli, riesumazione e autopsia, 10 medici indagati per omicidio colposo. Nel mirino dei PM, ospedale Sorrento e Loreto Mare, hanno deciso di imprimere una svolta, di firmare un atto per molti versi inedito, che potrebbe aprire un nuovo fronte nelle inchieste sui decessi avvenuti in Campania nel pieno della pandemia. È così che la Procura di Torre Annunziata, ufficio guidato dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha deciso di procedere alla riesumazione della salma di Luigi Starita, cittadino di Piano di Sorrento, deceduto alla fine dello scorso marzo. Ricordate il caso? È stato ricostruito lo scorso giugno dal mattino a proposito dell'inutile attesa da parte di un intero nucleo familiare di un tampone o di cure specialistiche in grado di contrastare il virus. Mercoledì l'autopsia, secondo quanto disposto dal PM Barba, che ha spedito 10 avvisi di garanzia. C'è l'ipotesi che sia omicidio colposo.
Ruba vestiti nella galleria della metropolitana di Napoli. È stato arrestato un clandestino di 20 anni. Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del reparto Prevenzione Crimine Campania hanno notato una donna che chiedeva aiuto mentre rincorreva un uomo con due borsoni in piazza Garibaldi. I poliziotti l'hanno bloccato, rinvenendo nelle borse numerosi capi di abbigliamenti asportati da un esercizio commerciale all'interno della galleria della metropolitana di Napoli. Notizie da Treviso e dal Veneto. Effetto coronavirus sulla Marca. Tanti gli anziani assistiti a casa. 1000 posti letti sono vuoti nelle case di riposo. C'è un rischio per la sostenibilità finanziaria delle strutture. Benazzi ha detto che è convinto che piano piano si tornerà a ripopolare le strutture. Bomba alla sede del leghista di Villorba. L'attentatore può uscire a luglio. Processo rinviato per Covid, ma il 21 del mese scadono i termini della custodia cautelare. Quindi c'è una corsa contro il tempo per il rinvio a giudizio dopo l'attentato anarchico al K3. Il comune di Treviso piazza altre 10 postazioni autovelox. Il piano approvato dalla giunta, che dicono in molte vie principali si corre troppo, verranno attivati a rotazione o secondo la necessità. Allerta temporali ridimensionata, tempo instabile fino a sabato. Stando alle ultime previsioni meteo della regione, l'ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore dovrebbe interessare solo marginalmente il Veneto e la provincia di Treviso. Montebelluna dice no al 5G, firmata l'ordinanza comunale. Il documento presentato dal sindaco Marzio Favero, che impedisce l'attivazione di nuove antenne nel territorio comunale, almeno fino a quando non ci saranno studi aggiornati. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus a Trieste, positivi una famiglia e 4 colleghi. Riccardi dice la procedura di tracciamento è tuttora in atto e comprende i contatti avuti da chi è risultato positivo al tampone. Abbiamo avviato una capillare azione di tracciamento a seguito di un nuovo caso positivo rilevato a Trieste. Oltre una trentina di tamponi hanno portato all'emersione di nuove positività, quasi tutte asintomatiche. 3 all'interno del nucleo familiare e altre 4 nell'ambiente di lavoro riconducibile al settore dell'export. Restiamo in attesa dell'esito delle indagini. Investita nel parcheggio scambiatore di via Chiusaforte, una 65enne di Udine è finita in ospedale. Alla guida della vettura una 49enne di Ampezzo. Pedone investito appunto ieri mattina verso le 10:30 a Udine. Una donna di 65 anni di Udine è stata trasportata all'ospedale civile dopo essere stato investito all'interno del parcheggio scambiatore di via Chiusaforte tra piazzale Cesario da Rovigo e via Freschi, proprio nelle immediate vicinanze del nosocomio. Una 49enne di Ampezzo, alla guida di una Mini One, per cause in corso di accertamento ha urtato la 65enne che stava camminando nell'area del parcheggio. Dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale, che è intervenuta sul posto. Capannoni in fiamme a Zoppola, una persona ustionata. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'impianto utilizzato per lo smaltimento di pneumatici e vetture. Un operaio è stato colpito da un pezzo di copertura incandescente. Un vasto incendio è scoppiato ieri mattina poco dopo le 10:30 in un capannone che sorge lungo la statale 13 Ponte Bana a Zoppola, poco prima dell'abitato di Casarsa della Delizia, in prossimità del distributore di benzina. Povertà in Friuli Venezia Giulia. 8.000 persone hanno chiesto aiuto alla Caritas, non di solo pane, il titolo dell'annuale report che mette a sistema i dati raccolti dalla rete dei centri di ascolto regionali. Sono 8.000 le persone che in Friuli Venezia Giulia, per affrontare la propria condizione di fragilità economica e sociale, si sono appoggiate alla rete dei centri di ascolto delle 4 Caritas diocesane capillarmente diffuse su tutto il territorio. Il Grande Passo apre la 21esima edizione di Shorties International Film Festival. Sabato 4, la manifestazione cinematografica triestina, che quest'anno sbarca sul web fino a domenica 12 luglio,
e comincia, come dicevamo appunto oggi, questa manifestazione cinematografica triestina che andrà fino al 12 luglio grazie a MyMovies, partner tecnico dell'evento. Tutte le proiezioni, gli eventi e masterclass del festival sono a ingresso gratuito. I film e i cortometraggi in concorso saranno visibili sempre gratuitamente su MyMovies, che si trova all'indirizzo www.mymovies.it/live/short. Cari amici, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.